Don Most, il Ralph Malfa della celebre serie televisiva Happy Days, è a Roma per presentare il tour che a marzo toccherà l'Italia, capitale compresa. Lo ha incontrato Maria Lanziano. Dagli Stati Uniti a Roma, ed è proprio dalla capitale che parte il tour del tenore Jonathan Cilia Faro e di Donny Most. Ve lo ricordate, il rosso di Happy Days? Proprio lui, che unisce alla comicità anche una bella voce jazz che ben si accompagna a quella del tenore italo-americano. Abbiamo deciso di creare uno show che sia adatto alle famiglie, dove genitori, figli, nonni, amici, zii e parenti, amici possono venire e intervenire insieme. Questi sono i principi fondamentali che erano 20 anni fa su Happy Days. Stesso sorriso, stessa allegria. Donny Most in fondo non è cambiato molto da quando insieme alla squadra di Happy Days richiamava davanti al televisore milioni di spettatori in tutto il mondo. Il suo personaggio Ralph Malf è stato un'icona della sitcom e lui ha continuato a recitare per la TV ed il cinema, dedicandosi poi anche alla musica. E dall'incontro con Cilia Faro è nata l'idea dello show, una scelta precisa, quella di presentarlo a Roma, dove è stato anche girato il loro videoclip. Lui è un appassionato di Fellini e quindi per lui riproporre la dolce vita qui a Roma e rivivere questo momento e riproporlo ai nostri giovani era essenziale. Entrambi trasmettono positività ed energia. A chi chiede il perché della loro strana coppia, Cilia Faro risponde così. Questo strano accoppiamento non è tanto strano e lo potrete scoprire nei nostri spettacoli. Felice di stare lassù, nel blu, negli occhi tuoi blu, felice di stare lassù.